L'attaccante del Pescara Cristian Bonino, che è stato protagonista di una grande azione nel secondo tempo, una progressione di quasi 70 metri, poi stavi per entrare in area di rigore, stavi per arrivare proprio davanti al portiere Fulignati, sei stato fermato da Suager, insomma meritavi probabilmente il gol in quell'azione. No, peccato, perché diciamo che se non mi teneva la maglia ero in porta ormai, perché l'avevo saltato. E forse giallo anche un po' stretto, però dai, è un punto comunque sia importante in vista della salvezza, e sabato adesso abbiamo una finale che ci aspetta. Un pareggio che comunque, ne parlavamo anche con il tuo compagno di squadra Marco Perrotta, vale anche tanto, perché anche in virtù degli altri risultati ora il Pescara è a più 5 dalla zona playout. Sì, no, diciamo che se sabato riusciamo comunque a fare una bella vittoria, sarebbe chiusa la storia di salvezza, quindi speriamo bene, dai. Per noi è una finale e dobbiamo comunque sia prepararla benissimo questa settimana, perché ci può permettere veramente di viverla serenamente le ultime due partite. Tre gare, mancherebbero 3-4 punti per il Pescara per la salvezza. Cercherete ovviamente già di conquistare il bottino pieno sabato al Piola? No, sicuramente noi andiamo al Piola per fare il massimo dei risultati, poi toccherà a noi comunque scendere in campo con la testa giusta e preparare la partita come stiamo facendo in queste partite. Infatti arriviamo comunque 2-3 risultati positivi. Grazie a Cristian Bonino.